L'Atalanta è uno spettacolo nella semifinale di ritorno di Europa League. La squadra di Gasperini domina in lungo e in largo, vince 3-0 contro l'Olympique Marsiglia e si conquista con grande merito il pass per la finale di Dublino. Una vittoria da sogno, col gol di Lukman nel primo tempo che apre la strada. Il 2-0 di Ruggeri nella ripresa chiude i conti e nel finale c'è gloria anche per El Bilal Touré, che fa esplodere il delirio bergamasco sia allo stadio che in città. Gongola Gasperini, che in questa stagione si giocherà due trofei in finale e cerca un titolo per essere definitivamente nella leggenda nerazzurra. In finale l'Atalanta giocherà col Bayer Leverkusen, che si salva nel finale contro la Roma, commovente, stoica e brava ad andare sul doppio vantaggio coi due rigori segnati da Paredes. Dopo aver recuperato il doppio svantaggio dell'andata, i ragazzi di De Rossi sono sfortunati sull'autogol di Mancini, che fa 2-1. Nel recupero i tedeschi addirittura la pareggiano, portando a 49 la striscia di partite senza sconfitte. Un fantastico Svilar non basta, in finale ci vanno i tedeschi, ma quanti applausi per i giallorossi. La Fiorentina, che ha raggiunto la finale di Conference di Atene e ha conosciuto nel frattempo il proprio avversario, sfiderà i greci dell'Olympiakos. Continua a stupire Rafa Nadal. A Roma lo spagnolo conquista la vittoria numero 70 agli internazionali d'Italia. Nella sfida al belga Zizou Bergs nel campo centrale, lo spagnolo perde il primo parziale 6-4. Il gioco si interrompe poi per qualche minuto per un malore uno spettatore, ma alla ripresa del match il campione ribalta tutto, dimostrando resilienza, classe e cuore. Al prossimo turno troverà l'ostacolo Urcac. Per i colori azzurri si ritira Musetti, ma sono splendide le vittorie di Arnaldi, Nardi e Napoletano, che battono rispettivamente il francese Maillot, il tedesco Altmaier e lo statunitense JJ Wolf. Roma sorride coi campioni del nostro paese. Imola si prepara per il Gran Premio di Emilia-Romagna di Formula 1, che si terrà il prossimo weekend dal 17 al 19 maggio presso l'autodromo Enzo Vedino Ferrari. Dopo la vittoria di Lando Norris a Miami, che ha battuto Max Verstappen nella Ferrari di Charles Leclerc, proprio la rossa porterà degli aggiornamenti e cercherà punti importanti nel Gran Premio di casa. Lo scorso anno l'alluvione che ha impedito la gara, ma ora la pista è pronta per il ritorno in grande stile. Il sindaco Marco Panieri dichiara: ripartiamo dopo un anno molto difficile per il nostro territorio. La ripartenza rappresenta la forza di un GP storico. La città è pronta, ha fatto tanti investimenti e ci saranno tante iniziative per questo evento. È l'occasione di continuare a celebrare due grandi campioni come Ratzenberger e Senna. Ci aspetta un evento ricco di passione e di energia. Bella cosa a chiamarsi Dea. I titoli ad effetto si sprecano e oggi trionfa su tutta la linea sportiva l'Atalanta. L'Atalanta che conosciamo bene, ha più di un secolo, eppure è sempre stata molto, diciamo così, riservata. Sani bilanci, una conduzione sempre applaudita, anche dal punto di vista tecnico molto interessante, all'improvviso diventa finalista di una Coppa Europea. Per la prima volta nella sua storia, io ho vissuto la Coppa Italia del 1963, se non vado errato, e mi ricordo anche un certo Domenghini. Comunque, il miracolo dell'Atalanta ha soprattutto un nome, che è quello di Gasperini, il quale penso avrà voglia di restare a Bergamo ancora per un po', visto che ci si trova così bene, ma anche il nome di calciatori interessanti, non ne scelgo alcuno. Dico, vabbè, in questo momento si parla molto di Scamacca, perché potrà essere molto utile anche alla nazionale, che è carente di giocatori di qualità. Detto questo, il merito secondo me va anche attribuito, se non addirittura il merito superiore, al presidente Percassi, un ex calciatore. Ma non vi fa venire in mente qualcuno? Io ho pensato immediatamente agli anni felici della Juventus condotta da Giampiero Boniperti. Si sente spesso dire dai critici, nei momenti in cui qualche club attraversa delle difficoltà di conduzione, di gestione, via discorrendo, perché non i calciatori al governo delle squadre, loro che sanno tutto, loro che sono preparati? Beh, come battuta qualunquista è facile. Trovare i Percassi è invece difficile. C'è, e io lo accolgo con un applauso, l'ho conosciuto ruvido difensore, lo trovo ottimo gestore delle fortune dell'Atalanta e mi permetto di dire sì, mi ricorda Boniperti.
La sua dedizione, il suo impegno e la sua sportività lo hanno reso un esempio per tutti gli appassionati di calcio. Allo Yulm di Milano, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, è stato protagonista di una lezione del corso di comunicazione sportiva. Il mio primo regalo che mi hanno fatto i miei genitori è stato un pallone di calcio. E da lì, dentro casa mia, che era piccolissima, però per me in quel momento era grandissima, sembrava un stadio, correvo dietro questo pallone. E da noi ogni 100 metri c'è un campetto da calcio. E basta, anche quando andavamo a scuola, bastava poco. Portavamo le calze delle nostre mamme, facevamo un pallone e correvamo e giocavamo lì. Nato in Argentina, Zanetti ha trascorso la maggior parte della sua carriera calcistica con l'Inter, diventandone un'icona e un simbolo di leadership e determinazione. Viviamo il calcio in questa maniera, con tantissima passione, con tantissimo amore e tanto sentimento, che ho ritrovato anche in Italia, perché noi ci assomigliamo tantissimi. Allora, io ho scritto il mio ultimo libro dove racconta proprio questo, dopo la vittoria dell'Argentina al Mondiale, racconta questa passione che noi italiani, io parlo come italiano perché mi sento anche italiano, e mio padre, mio bisnonno era da Sacile, della provincia di Pordenone, allora per questo ci assomigliamo tanto, e in la maniera che noi sentiamo il calcio e lo viviamo, ho voluto raccontare questo sentimento per uno sport che è mondiale, per un certo paese si vive in maniera molto intensa.